la prima uscita dell'edizione autunno primaverile dei tornei Skies vede di fronte la Legione contro l'Atletico Arenaccia, che si schiera in 5 contati con Capitan Lombardo Trepali, poi c'è Maraucci, ex Skyjumpers e Lo Stankes, i due De Vivo, Nello e Ciccio De Vivo, altrettanto dello Stankes, e poi c'è De Martino a completare il quintetto titolare, poi c'è la Legione che si schiera con tutte persone che non conosco, perché se uno viene vicino a me magari mi dici cognome, ma giusto per dire che uno capisce, ah, bello tornega telecronica, no? Allora, portiere biondo, come si chiama? Patrizio. Detto Magnan. Vabbè, non ci interessa, di quel cognome. Parliamo di Costanzo. No, ho fatto un'altra domanda, di quel cognome. Patrizio. Patrizio il cognome. Alessio Patrizio. Real Basto, io dovrei conoscere. Vabbè, comunque Patrizio. Vabbè, non annoiamo la platea. Gli amici davvero. Allora, io vedo solo uno che è Higuaín come punta. Che lo sai già. Poi ci abbiamo Barcellona, Maia Barcellona. Sì. Mauro. Ok. Quindi Patrizio e Mauro, già partiamo male. Poi c'è il Russo in avanti e questi due come si chiamano? Di Costanzo e Piepoli. E poi noi ci conosci già. Ottimo. Come ti chiami? Buon arrivo. No. Maro, Fabio. Cognome? Palliola. Ah, tu sei Fabio Palliola. Ehi. Mentre in panchina appunto ci sono Fabio Palliola, Lorenzo Russo e Renato Celentano. Però ragazzi, la panchina è quella, vi dovete scioncare lì. Questa è la prima uscita chiaramente per entrambe le squadre. Una è effettivamente nuova come la Legione. C'è stata una partecipazione, diciamo, piuttosto episodica nel Crone 7, quando al tempo c'era la quarta municipalità, prima che questa squadra fosse raccolta poi da Montilli, mentre per quanto riguarda l'Atletico Arenaccia è un misto tra Gianluca Lombardo, membro storico dell'Arenaccia, attenzione a De Vivo, e poi come ho detto ad inizio telecronaca i due De Vivo con Maraucci, insomma una ossatura completa dello Stankes, insomma va verificata la loro partecipazione a questa edizione dei tornei Skies. C'è il fallo qui di De Martino su Piepoli, calcio di punizione. Tanto c'è Patrizio che prova ma che batte la punizione, a farsi avanti, vuole battere un calcio. Oh, falla tirare all'avvocato Mauro. No, Mauro. Ma perché da battere? Facci questo sfizio e farò più male. Quando dirci tutto torna. C'è brutta scena questa di Palliola che non concede spazio al suo portiere. Vabbè, quadriamo questo calcio di punizione di Patrizio. Ragazzi, questa è una bella scena che succede. Patrizio la rincorsa. Insomma, ha detto bene Palliola, va confermata insomma la sua teoria. Bene che vada in porta. Attenzione che si distrae qui anche per salutare la panchina, mentre c'era proprio De Martino che tirava. Da Patrizio a Piepoli. Scatta Mauro, passaggio a Costanzo, se ricordo bene. Sbaglia Costanzo, recupera l'Atletico Arenaccia. I due De Vivo provano ad avvicinarsi nella metà campo avversaria. Governano dalle retrovie i verdi di Capitan Lombardo. Quindi De Martino. Intercettazione di Russo. Costanzo si chiama di Costanzo. Il destro di De Martino, Patrizio la lascia sfilare sul fondo con le mani, distratto Piepoli, poi Mauro, destro di Mauro, deviato il tiro, parata facile di Capitan Lombardo. Quindi De Martino, passaggio a De Vivo che costretto ad arretrare, ancora avanza De Vivo, il destro rimpallato da Di Costanzo, attenzione Maraucci, erroraccio del centrale dell'Arenaccia. Non me ne allontanate,
battuto qui il fallo di fondo. Mauro, passaggio troppo lungo qui da parte di Piepoli, quindi rimessa laterale. Intanto c'è un po' di cambio palloni. De Martino, Maraucci, De Vivo in mezzo a due, prova ad evitare un avversario, non ci riesce, passaggio, pallone che finisce a Di Costanzo. Oh oh. Che insomma aveva provato il tiro. Inquadriamo intanto il comando della legione che decide un po' le sorti dei compagni di squadra. Andiamo a sentire cosa dicono. Come sa fai? Fallo qui di De Vivo, calcio di punizione per la legione. Prego? Fiscale, capitano Russo. Mauro, oh, lui ci non battere. Fagli un Lorenzo all'allenatore. Pare voglia battere Russo, insomma, non si schioda dalla posizione di tiratore. Beh, insomma. Chi si piglia una palla battono loro. Si lamentano un po' i legionari. Occhio qui, buona l'intercettazione di Costanzo, poi Mauro per un attimo, De Vivo si allarga, pallone in mezzo, bravissimo Di Costanzo, recupera Mauro, ancora De Vivo, occhio a Patrizio, miracolo qui sulla deviazione sotto porta di Nello De Vivo, quindi Maraucci, ancora De Vivo, contrasto con Russo che poi tocca per ultimo, fallo laterale per l'Arenaccia. De Vivo per Ciccio De Vivo, prova il destro, arbitro, quanti minuti siamo? 7 e mezzo legittimi, calcio di punizione, no, chiuso sulla, calcio d'angolo, allontana poi Piepoli, tanto si apprezza un dolore alla milza, credo, di Costanzo, che a sua volta la lascia sfilare in fallo laterale, anzi no, no, l'ultimo tocco era proprio della legione. Maraucci prova la girata, paratora di Patrizio, calcio d'angolo, Maraucci, ancora Mauro per un attimo, ancora Maraucci, si accontenta del fallo laterale, quindi Di Martino prova il destro deviato proprio da Nello De Vivo. Pressing di Russo, però De Martino a sua volta sale, buono il passaggio per Maraucci, smanaccia Patrizio e poi Piepoli rischia troppo ma guadagna anche un fallo, anzi no, dice l'arbitro che non è fallo, lascia continuare l'arbitro, quindi Russo, bravo De Vivo che recupera il possesso per l'Arenaccia, chiuso in mezzo a tre. Recuperano il pallone i legionari, quindi Maraucci ancora, bravo, qui Piepoli, no chiedo scusa, sì no Piepoli, dico bene, Mauro, di nuovo Piepoli, avanza Piepoli, buono il passaggio per Di Costanzo che non riesce ad agganciare il pallone per provare il tiro. Quindi Nello De Vivo scatta in avanti, avanza sulla sinistra, Nello De Vivo contrastato da Russo che lo evita, ancora De Vivo, così si appropicano dei cambi intanto per la legione, ottimo qui l'anticipo di Di Costanzo, poi Russo prova ad autoscattarsi. Ragazzi cambia possesso, pure tu esci. Vai, Fabio, vai. Quindi escono Piepoli e Di Costanzo e rientrano ed entrano Celentano e Pallione che vanno a posizionarsi in difesa.
Ma non andiamo bene. Lo so che non andiamo bene. Siamo senza cazzo. No, ma non è una questione di attacco. De vivo il destro. In qualche modo Patrizio. Ci vuole uno bravo, no? Mauro. Ci serve uno che appoggia la donna, lo devo giocare. Renato, attenzione, De Vivo il destro di De Vivo, palo! Felite di uscire tu, Renato, scusa, esci tu. Chiamati il cambio, diglielo che deve uscire, perché la chiuso questa volta. Cambio. No. Fallo tu, mettiamolo tu. Aiuto. C'è stata una deviazione evidentemente, non l'ho visto. Okay, no. Fa male un gol. Celentano prova a lanciare Mauro, ottima l'idea. Anche a due dietro, due davanti. Non lo so se ti posso consigliare, nel senso che no. Probabilmente sta preparando. Due che corrono laterali, dico Dario, non so se è Renato deve essere là. Renato dietro, scendere. Pagliola. Se no solo io non ci siamo più. No Fabio, questo è proprio. Vedi, Gigi non capito. Mauro prova a contrastare Maraucci che è in possesso palla. Quindi De Vivo. Ultimo tocco è di Mauro, quindi fallo laterale per la Renaccia. Siamo all'undicesimo e oltre, il punteggio è di 0-0 tra Legione e Arenaccia. Pagliola alla battuta del fallo laterale, vicino a lui c'è Celentano, ben dotato tecnicamente, buono il tocco per Mauro, però vanifica il buon passaggio con uno stop maldestro. Quindi da Lombardo a De Martino, lascia Maraucci centralmente, De Vivo di prima all'indietro per Ciccio De Vivo. Ottima. Buona la posizione di Mauro che scatta sulla fascia, viene recuperato però da De Vivo. Buone idee dai legionari, però la migliore organizzazione dell'Arenaccia. Attenzione De Martino, due davanti a lui, lascia... De Vivo, Pagliola per un attimo, si sgancia Mauro su De Martino che mantiene il possesso. Quindi De Vivo da lontano il tiro alto e finisce fuori al campo. Non fatevi puntare, aspettate che tirano. Indicazioni da parte di Piccoli, di Costanzo. Pagliola ha già il fiatone, male male qui Pagliola, dopo pochi minuti già soffia. Mauro scatta Celentano, si fa vedere sulla fascia il contrasto con De Vivo, bravo Celentano. Ottimo Rena, bravo Rena, ottima. È male Mauro, malissimo ancora peggio Maraucci. Pagliola si fa vedere Celentano sulla fascia, ci prova Pagliola ma Fabio è fatto. Il tiro è cattivo. De Vivo, deviazione salvifica di Mauro. Tanto sono pronti ad entrare Piepoli e Di Costanzo. Pare possa entrare anche Russo. Vediamo se può entrare. Si vede. Non riesco a capire come devo. E dopo ci diamo qualche suggerimento. Sì, no, sì. Mi fa piacere. Non fatti puntare. Bravo, vai. Pagliola con forza contro Maraucci. E con eleganza così. Riesce a sviarsi dalla mascara, ma dalla marcatura, bravo Patrizio! Poi ci prova Maraucci, rovesciata. Scattata dal fotografo la rovesciata. Patrizio alla battuta del fallo di fondo. Stava già a terra. Meno male che c'è il video, va? Bocciato il fotografo. Ottima. Celentano recuperato da De Vivo. Torna, ti prego, qua. Maraucci, Mauro a vuoto. Occhio a De Martino dall'altro lato. E il gol di De Martino, insomma, era nell'aria, 1-0 per l'Arenaccia. Ha segnato De Martino, ma
No, no, tranquillo, c'è nel senso subito. Tranquillo, aiuto, non c'è il ciò. Russo, Mauro, Celentano torna indietro, Palliola probabilmente ad appoggio per Russo, che però viene abilmente contrastato da De Vivo che calcia in fallo laterale. Mauro prova a recuperare il pallone che però viene recuperato, non tornano i legionari e Maraucci fa 2-0. Ci sono i cambi tra i legionari. Vai, entrano tutti e tre. Vai, entrano Russo, Pievole e Di Costanzo. Ed esce Russo, Mauro. E Russo rimane in panchina. Anzi no, entra. E, però si gioca in 5, quindi esce Palliola. Esce Pievoli. Scusa, mi confondo con Di Costanzo. Scusa. No, rientra Pievoli. Ok. Quindi Di Costanzo, Pievoli, Russo e Celentano. Probabilmente molta tecnica in questa fase di gioco. D'altronde siamo su 2-0. Buona l'uscita di Lombardo sulla corsa di Celentano, che insomma ci può stare. Di Martino, deviazione. Bravo Nello De Vivo. Grande, c'è il VAR. Grande? C'è il VAR. Sì, certo. Beh, all'occorrenza sì. Ci sono stati episodi di VAR. Bravo Russo. Tentativo di pallone al centro. Bella idea però di Russo, che ora va a contrasto con De Vivo. Smanaccia Patrizio. Quindi da Pievoli a Celentano. Il tacco per Di Costanzo, ragazzi. Celentano ce lo ricordiamo. Io me lo ricordo. Bravo Patrizio, attento, che devia in calcio d'angolo. De Vivo, occhio qui, bravo. Partite, a recuperare Di Costanzo. Vai, vai. Ah, che si allunga troppo il pallone. Recupera De Vivo il destro, bravo. Bravissimo Pievoli. E Russo non ci arriva qui su questo passaggio di Celentano. Scusate. Dai. Lombardo, De Vivo. Scatta Maraucci, lo vede De Vivo, bravo. Di Costanzo poi di testa. No, è Pievoli, non è Di Costanzo, forse non sbaglio. Maraucci di testa, facile, facile, De Vivo che recupera, che prende un altro palo e poi un'altra deviazione. E Patrizio però fa il vigile. Grazie, dove suo? De Vivo, palleggio, rimpallato il tiro da Russo a Celentano. Lascia il pallone elegantemente avanti, quindi De Vivo, Ciccio De Vivo, Nello De Vivo, contrasto con Russo. Tacco di Maraucci, bravo Patrizio. Grazie, ognuno il suo. Stanco Celentano, da tanto. Ognuno il suo, dietro, dietro. Serve organizzazione però per la legione. Di Martino di testa, in qualche modo Celentano calcia il pallone lontano. Maraucci di clavicola, pallone che non esce. Palo, doppio palo, gol di Maraucci. Bel destro. E c'è il 3-0 per l'Arenaccia. Entra Palliola ed esce Celentano. Russo, Di Costanzo. Si fa vedere Pievoli, poi recupera De Vivo. E due. Bravo Pievoli. Di Martino per un attimo prova Palliola, bravissimo qui lo sgancio di Costanzo, cioè viene contrastato da De Vivo però senza fare fallo, dice l'arbitro. Fallo laterale per la legione. Vai, dai ragazzi, vai. Non
Russo è troppo ambizioso questo passaggio con due linee di difesa. Patrizio dalla rimessa laterale di Costanzo. Prova a passare a Pagliola, ma Maraucci arriva prima di tutti. De Vivo, porta vuota, gol 4-0 Arenaccia. Rischiano di prendere troppi gol i legionari. Rientra Mauro ed esce Piepoli. Non può perdere quella mano. Mauro Murato da Pagliola, lo stesso passaggio, occhio a De Vivo che si porta il pallone fuori. Patrizio in qualche modo di Costanzo, poi De Vivo allarga Maraucci di prima per Nello De Vivo, in ritardo Russo. Nello De Vivo mantiene il pallone, occhio a Russo, recupera De Vivo, contrastato Mauro, quindi Maraucci, De Vivo, Maraucci, attenzione, paratona di Patrizio qui, il migliore in campo, bravo Patrizio. Rui Patrizio, bravo. Chiamatevi l'uomo. Ci ha provato Di Martino e il pallone finisce lentamente in fallo laterale. Alla battuta Pagliola, quindi Mauro perde palla. Gioco di De Vivo che tira al lato, quindi di nuovo fallo di fondo di Patrizio. Uno vicino che si fa vedere, ma lo so, si fa vedere Russo senza occhiali. Ecco, si vede che è senza occhiali. De Vivo, quindi Maraucci, serie di finte. Patrizio sbanaccia, ma il pallone finisce in rete per la quinta volta. Esce uno demoralizzato Russo, rientra Celentano, entra anche dopo, vuole entrare Piepoli. Di Costanzo, 5-0. De Vivo avanza sulla sinistra, prova a contrastarlo Celentano. Ancora De Vivo, finisce il campo, fallo laterale per la Legione. Patrizio in qualche modo ha provato a servire Pagliola, passaggio non va a buon fine. Però non è così. Va bene. Appena abbiamo fatto Mauro riceve palla da Di Costanzo, ancora Di Costanzo che avanza. C'è Celentano largo, Di Costanzo ci prova, tiro al lato. C'era però Celentano largo, c'era Mauro che era entrato, Pagliola dall'altro lato. Beh, poteva essere sfruttata meglio questa opportunità da parte dei legionari. De Vivo, Maraucci sbaglia il passaggio di ritorno, fallo laterale per la Legione. Bravissimo Celentano, passaggio a Pagliola, bravo Celentano. Però De Vivo, bravo Di Costanzo.
Di Costanzo. Si attende l'allacciatura di Di Costanzo, quindi Patrizio gesticola, passaggio di nuovo per Di Costanzo, scatta in avanti Mauro, Di Costanzo si accentra, prova il destro, però Di Costanzo avrebbe potuto passarla di nuovo. Ma potevi farlo. Lombardo De Vivo, Maraucci, chiudi, bravo Patrizio, duplice fischio, punteggio di 5-0 per l'Arenaccia contro la Legione, ci fermiamo. Io sono d'accordo con te, che nel senso che a livello logico questa è la formazione più ma infatti va bene così, ma infatti mo vedi che girano un poco meglio. Ricomincia la partita, comincia il secondo tempo tra Legione e Arenaccia. L'Arenaccia vince, ottimo, Celentano, gol 5-1. Passaggio fortuito di Mauro. Volutissimo di Mauro, chiedo scusa. Bel pallonetto di Celentano, che ce lo ricordiamo che sa giocare un po' a pallone. Anche se Francesco Bianco era più forte. Maraucci dalla distanza, Patrizio, avere il portiere al calcetto in metà squadra, ricordatelo. Bravo, grande Renato. Bravo. Ultimo tocco di De Vivo, bravo Celentano. Tentativo per Mauro, pallone in fallo laterale. Entra, entra. Bravo. Parata di Lombardo. Però c'era Di Costanzo lì, anzi c'era Piepoli, non Di Costanzo, Di Costanzo è quell'altro. Avevo portiere, portiere. È pure loro, è buono. Poi Gianluca è fortissimo. Attenzione. Di nuovo angolo? Sì. Fondo dice l'arbitro. Lombardo, rinvio lunghissimo che non tocca la rete, Maraucci, buono lo stop. Come Mauro lo controlla. Ancora Maraucci, De Vivo, gol 6-1, ma una magia di Maraucci. 6-1 Arenaccia, che subito mette di nuovo i 5 gol di distanza con cui era finito il primo tempo. Comunque ho mangiato, fatto come te che mangia prima di... che non ti togli la brutta abitudine di mangiare quando vieni sui campi. Mauro, pallonetto! Buonissima l'idea di Mauro. Eh no, diciamo che ceno poco prima di venire, però quando mi capitava di venire alle 9, che io sai che io vengo sempre presto, mangiavo un po' di frutta. Andavo da quello là a Piazza Nazionale, io lì e peperoncino facevo dalla vaschetta di frutta. Mauro! Bella parata di Lombardo! Veloce, veloce! Ci credo la Legione. Vabbè, ma perché io mi muovevo comunque presto, cioè tipo 7 e mezzo stavo là, mi pigliavo la frutta, me la mangiavo a volte pure fuori nel parcheggio, a 8:15 già operativo. Ah, Mauro, errore, ben posizionato, ma regala palla all'avversario, ancora De Vivo, 7-1. Dai. Si rammaricano un po' tutti per questo infortunio di Mauro, però la Legione aveva iniziato bene. Di Costanzo evita un primo pressing di Costanzo e poi regala palla a Lombardo, che per impegnarlo da quella distanza ci vuole Ben Affleck, come diceva qualcuno. Maraucci la mantiene in campo, Di Costanzo. Vabbè. Come
scusa. Scusate. Maraucci. Tiro sul fondo. Rimessa di Patrizio. Mauro. Ci prova Mauro. Lombardo. Buono lo stop di De Vivo. Contrastato da Di Costanzo che guadagna fallo. Calcio di punizione. Esce Celentano ed entra Russo. Livello tecnico che rimane tale. Uguale. Mauro. Piepoli. Di nuovo Mauro. Fallo laterale per l'Arenaccio. Maraucci. Tocca Russo. Di nuovo fallo laterale. Bravo Russo. Patrizio. Mauro, in qualche modo la difesa della Legione, insomma, se la cava. Quindi Mauro potrebbe partire dalle retrovie, Mauro, ma avanza Mauro, che poi viene murato dalla difesa avversaria. Buonissima parata di Patrizio e poi sfortunatissimo Piepoli, che fa autorete e fa 8-1 e chiede il cambio. Entra Russo Celentano. Entra Palliola, anzi, dall'altro lato. Mauro. Tentato il filtrante per Russo. De Vivo. Bravo Palliola. Ecco, questo deve fare Palliola, per esempio. Maraucci. Parata di Patrizio. Di testa di Martino. De Vivo la mantiene in campo. Ancora di Martino. Bravo Di Costanzo. Pallone che finisce però a Lombardo. Hai visto il... Aspetta, tiro fuori, dovrebbe essere calcio d'angolo. Scusa, non ho capito. No, ho fatto molto male. No, non... no, io sono sensibile. Dietro. Vabbè, grazie. Maraucci. De Vivo, Di Martino, De Vivo solo, Palliola e Mauro rimpallano e poi De Vivo combatte con Palliola. Aspetta, 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 dopo. Guardi Fabio, hai segnato la situazione. Qual piede? Si fa male Mauro ed esce, rientra Celentano che viene subito servito da Celentano, quindi pallone sulla linea per Russo. Incredibile De Vivo che si lamenta anche per queste partite. La prima partita dopo l'estate, come è possibile? Ma avevano chiesto il cambio. Az, no, chi le se ne è uscito Zuppichian? Az, non ha chiesto il cambio. Tiro fuori. Però che passaggio di Russo da fallo laterale. Rimessa dal fondo, Lombardo scambia con Di Martino, avanza in accenno di pressing Palliola, ma occhio a non perdere l'uomo che è Maraucci, che scatta in avanti ma non riesce a recuperare questo passaggio. Nono minuto della ripresa, Arenaccia 7
di nuovo palla in movimento, il pallone va fermato sulla linea finché possa rimettersi in gioco in maniera regolare. Maraucci, De Vivo, occhio a Di Martino, chiuso De Vivo, recupera palla, smanaccia Patrizio e poi libertà di recuperare per Di Martino, De Vivo. De Vivo male, Patrizio male, Maraucci combatte contro Russo, destro di Maraucci, in qualche modo palliola, poi Maraucci, Di Martino, Maraucci, paratona di Patrizio, ragazzi, il portiere è fondamentale, bravo Patrizio, va detto tra i migliori della legione Patrizio. Lombardo, Di Martino, scatta in avanti, bravo Di Costanzo, quindi De Vivo, di nuovo Di Martino, filtrante ancora Di Costanzo a cantare e a portare la croce, quindi Di Martino evita il pressing di Russo che in qualche modo prova anche a contrastare Maraucci che guadagna il fallo laterale. Bravo De Vivo che palleggia sul Russo che non molla. Ancora De Vivo, evita Celentano, tocca Di Costanzo, calcio d'angolo per l'Arenaccia. Il cross, Maraucci, bravo Patrizio. E quindi Palliola, può avanzare la legione. Ancora Palliola che però si porta il pallone fuori. Patrizio, Palliola, cambia gioco per Russo, attenzione De Vivo, serie di palleggi sul Russo che può far poco. Torniamo De Vivo, torniamo, bravo Patrizio che mantiene il pallone in campo, passaggio a Russo, guarda, passaggio maldestro qui per Di Costanzo. Di Martino, Maraucci, destro sul fondo. Lore, preparami. Lore, preparami. Palliola contrastato da De Vivo, nonostante il mismatch fisico De Vivo alla meglio e fa anche gol 8-1. Però ecco errori come questi, no? Palliola che si fa prendere palla da De Vivo che è una liscia in confronto a Palliola, sono valutazioni al 90esimo, cioè... anche se siamo al 12esimo della ripresa. Entra Piepoli, pare sia entrato anche Mauro. No, io so, devo entrare. No, però passeggia in campo. Passeggia. Non so perché sia entrato. Io pensavo fosse fermo il gioco. Li vedevo bene loro. Siamo a metà secondo te. No, è pugno, non dice pugno. Al torneo vale dire pugno, o buttiglio anche. No, ma è qua. Ah, 9-1 dice la. No, ma quando mai? Palliola il tacco di Fino per Celentano. Di Costanzo, c'è Piepoli a supporto, si allunga Maraucci e deve in fallo laterale, di nuovo Di Costanzo, cazzi però non è nessuno, cazzo. dietro, non sta più nessuno dietro, però ragazzi, però ecco queste cose vanno evitate, però per esempio da una parte e dall'altra, sia la legione che rimane da solo, sia l'Arenaccia che si prende gioco della legione, non è corretto questo.
Fallo laterale ancora per la Renaccia. Di Martino ancora alla battuta. All'indietro per De Vivo. Passaggio per Maraucci, quindi nello De Vivo si allarga il destro, murato da Palliola. Ecco che, ripeto, a mio parere questo deve fare. In ritardo salta Palliola sul tiro di Di Martino, che finisce alto sopra la traversa di Patrizio, che al netto delle reti subite resta comunque fra i migliori della legione, se non comunque il migliore, per aver evitato un passivo ancora più importante. No, c'era Lombardo, Di Martino. De Vivo allarga, bravo per Nello De Vivo. Patrizio fa sua la sfera, Palliola perde palla, Palliola qualche modo ritorna su Maraucci, recupera la legione, c'è Celentano avanti. Torniamo. Ma chi è che sta fumando? Ma chi è che sta fumando? Fratello, non si può fumare però in campo. No, Peppe, yeah. Metti con la, metti di qua, vedi, fai con la mano fuori alla rete qua. Vantaggio. Bravo. Poi siamo 3 contro 2, vai! Renato Lis, Zanuro. Esco, no, non esco! Dove sono fuori? Maraucci. Vai ragazzi, dietro. Bravo Russo. Qua. Ultimo tocco di Di Martino, fallo laterale per la legione. Fatevi vedere. De Vivo prima di Russo. Nello De Vivo evita Lorenzo Russo. Gol 11-1? No, 10-1? Vai ragazzi, forza! Mauro non molla, intanto. Dobbiamo mettere. Questo ci serve, dobbiamo correre. Assolutamente sì, bravo Mauro, che vedi resilientemente vede del buono in questa partita. Siamo al 17° della ripresa, intanto un ennesimo tiro da lontano di Piepoli. Ah sì, torniamo, forza! Sempre 3-1. Russo che senza occhiali veramente non è proprio cosa sua. Già che lento, non è che proprio. Infatti. Vabbè, ma perché non, perché non ce le metti? È affascinante. Che cosa? Con gli occhiali. 11-1 intanto, gol di Martino. Vai ragazzi, forza! Se, no, lui ha detto se tu riesci a giocare non hai paura, te li puoi mettere. Oh, mettetele, Vai. Scoraggiato Russo. Palliola ci prova dalla distanza. Non impensierisce Russo. Beh, diciamo, possiamo tranquillamente proseguire con una sorta di commento finale. Ha detto che la Renaccia è comunque in gran forma rispetto alla legione. Questo c'è da dire. Il mismatch. Mi piace mismatch, stasera l'ho detto già due volte. Sì. Prego. La differenza mismatch fisico, mismatch tattico, mismatch tecnico, cose del genere. Fallo qui di Palliola che aggancia De Vivo al limite dell'area. Calcio di punizione. Dopo la punizione esci tu e entra Peppe. Chi è Peppe? Mauro, chiamatelo per nome, dite Mauro, non dite Peppe. Chiamatelo per cognome lui. La bambina dovrebbe colpire la porta,
Schwitzin, guarda la barriera, Schwitzin, guarda. Ma hanno coperto il palo. Russo lì che fa? Hanno coperto il palo, hanno coperto. Ecco. Beh, benissimo. Beh, barriera efficace. Va. Cambio. Esce Pagliola, entra Peppe Mauro. Salutiamo Pagliola. Russo. Scendi finché campo. Che non riesce a vedere quanto campo ha, quindi passa. Recupera De Vivo. Gol di Maraucci, bel destro, 12-1. Entra anche Celentano ed esce Russo. Entra, esce l'altro Russo. Ma cazzo, ma metti degli socchiali. Non si gioca con l'handicap, cioè non sono le paralimpiadi. Cioè è semplice, capito? Paratorneo non esiste. Non vedo, cioè, è molto semplice. Ma voi sempre guardate che lente, perché sta sempre guardando la lente? Ma l'arbitro ha detto se tu vuoi giocare con gli occhiali, gioca, cioè su calcio tu fai male, questo ha voluto dire. Sicuramente, però se tutti giocano senza occhiali... Ma quando mai? Non ma Simone Sazio che giocava che lente era portiere. Allora perché? Sei sciocco? Forza! Patrizio! Sono vicini tutti e due! Di Costanzo! No, era Piepoli veramente. Peppe Mauro alla battuta. C'è Russo, viene servito, lo stop a seguire. C'è una gamba tesa, credo sia calcio di punizione per la Legione. Vuole battere di nuovo Russo questo calcio di punizione, ma cioè, no, vuole battere Russo, ragazzi, non c'è verso. Oh, fa battere Renato, ora qua. È di seconda, quindi batte Del Piero, però se è bene seconda, non è gol, cioè, quindi servirebbe il tocco di Russo che magari deviazione calcio d'angolo, no, se va in gol senza deviazione non era valida, no lo so, perché è di seconda, ma io le ho toccate, così sì. Se calciava direttamente in porta, no? Capito. No, sì, abbiamo capito. Scusate, però non ho capito io, non mi ho mortificato. Avanza. Piepoli. Si fa vedere Celentano. Piepoli fa troppe cose da solo e rischia. Ecco. Ancora Piepoli. Passaggio per Celentano, quando è troppo tardi interviene De Vivo. Cambio. Esce Piepoli. Entra qualcuno, entra Pagliola. Maraucci alto e destro. Tocco di Mauro su Maraucci, fallo laterale per l'Arenaccio, dice l'arbitro. De Vivo, gol, 13-1. Russo! Poi ne riparliamo. Ma torna a correre una volta. E questo non è uno scaricato della colpa su nessuno. No, è una serie. Cambia! Maraucci. Girati. Da, quindi Patrizio a Pagliola, perde palla, recupera Maraucci. Gol di De Vivo, 14-1 credo. Luigi, entra leva. Esce Russo, rientra Di Costanzo.
Brutta la prima uscita della Legione, subisce un passivo ingeneroso, va detto, per dell'Arenaccia, che al netto delle azioni ha naturalmente meritato questa vittoria. Peccato che, ecco, azioni come queste magari la Legione avrebbe dovuto sfruttarle meglio durante il corso della partita, perché momenti di vantaggio potevano esserci. Finisce la partita, Arenaccia 14, Legione 1. Ci vediamo forse mercoledì.